Eccoci qua, si comincia così questo nostro terzo viaggio in Portogallo, che stavolta affronteremo sulla costa atlantica. Vedete qua di fronte a noi, siamo a Sines, da qua si vede bene il porto turistico e dietro il porto commerciale che noi passeremo nella nostra prima tappa. Dopo il porto commerciale passeremo anche la centrale elettrica, che oggi è alimentata a carbone, ma per il prossimo anno è già previsto che diventi la prima centrale a idrogeno del Portogallo. Da qua cos'altro possiamo vedere? Intanto stiamo facendo una passeggiatina nel centro storico, anche un po' per goderci questo bel clima, questa bella giornata. Fino a stamattina pioveva. Qua vedete il castello di Sines e la statua dedicata a Vasco da Gama. Perché la statua dedicata a Vasco da Gama? Perché Vasco da Gama è nato a Sines, quindi siamo nel paese natale di Vasco da Gama. Voleva nascondersi. È quello là e questa è l'isola, quindi avanti. Vedete, qui si alterna bene la sabbia alla roccia. Qua passiamo dalle dune alle scogliere. Sentite che onde, sentite che onde. Ci arrivati a Lus, eccola qua. Siamo sulla spiaggia di Lus, appena passando la chiesa. Là in fondo potete vedere tutti gli strati in quel calanco, tutti gli strati di roccia che abbiamo incontrato in questi giorni. Ieri ho detto che sembrava di essere a Dro, oggi sembra di essere sul Corno Bianco. L'Alto Adige. No, a parte gli scherzi, c'è una new entry, c'è una novità oggi. Di fianco a quel calanco, vedete quella colata di roccia nera? Quella è la roccia negra. La roccia negra, che è la novità di oggi, che andremo a vedere meglio tra un attimo, perché noi adesso ci passiamo proprio sopra. Sabbia.